Buongiorno a tutti, io sono il dottor Max che vi parla da Londra. No, scherzo, non è Radio Londra, è Radio Tanzania, o se volete Zanzibar. Praticamente siamo con tutti amici oggi, sabato parliamo di oro e sono tutti amici che ormai mi seguono da tempo, quindi non ho bisogno di fare grandi presentazioni. La buona notizia è che finalmente sono riuscito a risolvere i problemi di internet. La stagione delle piogge aveva fatto dei danni alla torre, al ripetitore, e nel riparare il danno avevano riposizionato l'antenna e quindi io non ricevevo più segnale. Quindi ho dovuto aprire un complaint, no? Come si dice, aprire una trattativa con questi tecnici di Vodacom, che si chiama Vodacom. E dopo un mese e mezzo, non mi ricordo, di Calvario, avrò telefonato 50 volte, si è presentato un ragazzo volenteroso con il quale in 2 giorni ho risolto tutto. Questo è stato, credo, l'aspetto più importante. Allo stesso tempo ho comprato un telefonino nuovo che un'amica che è venuta a trovarmi mi ha portato dall'Italia e con quello praticamente sono riuscito a risolvere il problema. L'unica variabile sono gli illuminati. Che gli illuminati ogni tanto intervengono e mi bloccano, o mi creano dei disturbi. Comunque, oggi parliamo di oro, ma una cosa abbastanza buffa, parliamo di un piano B. E la cosa curiosa è che a parlare di un piano B è un ragazzo, si chiama Andrea Cecchi, che è probabilmente insomma, diciamo l'esperto, che anche lui tratta di oro, più preparato in Italia. Perché è il più preparato? Vediamo di fare una breve premessa. Non è il più preparato perché, tra virgolette, ci ho parlato e ci siamo sentiti, eccetera, eccetera. Ma perché lui parla l'inglese, legge l'inglese e quindi si è potuto documentare leggendo libri e testi inglesi. Cosa che se uno non fa, quindi non parla l'inglese, non legge l'inglese con un minimo di proprietà, lui adesso vive alle Bahamas, beato lui, è un posto magnifico, sinceramente, secondo me non può fare il consulente, perché non riesce a trovare tutte quelle informazioni sulle quali poi comunque uno deve lavorare, sempre, a 360 gradi, per poter fornire una consulenza qualificata. Ecco, quindi probabilmente, io lo dico per battuta perché sto ancora studiando, no? Sapete che leggo, sto leggendo il libro 6.000 anni, ce l'ho qui sul tavolo, di storia e leggenda, parla dell'oro e si deve sempre continuare a studiare. Quindi anch'io incoraggio sempre chi mi segue a fare il proprio lavoro. Non vi dovete fidare di nessuno, vi dovete fidare soltanto di voi stessi e dovete naturalmente studiare un po'. Recentemente il buon Cecchi ha pubblicato una newsletter che ha intitolato Mettersi in salvo il piano B, che adesso vi leggo: preparare la fuga. Ora lui è un po' drammatico in quello che dice, io cerco sempre di essere positivo nelle cose, però nella sostanza ho selezionato questa newsletter proprio perché è in linea col piano B e con quello che si dovrebbe fare. Allora, mi potete interrompere in qualsiasi momento, io do un'occhiata ogni tanto qui al telefono, naturalmente leggo. Allora dice: ce l'avete un piano B pronto? No? Allora potrebbe essere opportuno prepararsi al peggio. Sono moltissimi ad essere rilassati. Finita l'assillante minaccia sanitaria delle iniezioni letali, moltissime persone sono tornate a fare la vita di sempre, il classico tran tran quotidiano, spesso anche dimenticandosi le atrocità subite. Molto male. Bisogna invece alzare la guardia adesso più che mai e prepararsi allo scontro. Non è finito un bel niente, io non mi fido, il piano diabolico va avanti e adesso agisce nell'ombra. Lo scopo finale è l'annientamento del ceto medio occidentale e soprattutto di quello italiano e da dei livelli di catastrofismo crescenti che vanno dal disastroso all'apocalittico.
lo scopo finale lo hanno dichiarato apertamente, basta ascoltare, si chiama Grande Reset, Agenda 2030. Qui io faccio un commento: in effetti la scadenza loro del Grande Reset inizialmente era il 2025, è molto probabile che sia procrastinata per le ragioni che vi dicevo, perché stanno litigando e non stanno andando avanti secondo l'agenda prestabilita. Quello che stiamo osservando adesso, continua Cecchi, riguardo alle banche regionali americane è un consolidamento di tipo collettivista. Andrà avanti ancora per alcuni anni con le stesse modalità, ovvero l'incorporazione degli istituti minori inglobati nelle banche maggiori tipo JP Morgan, che per fortuna, non so, è la mia banca, per la supervisione e l'assistenza della Federal Reserve e la creazione di valuta a comando necessaria per rendere possibile queste operazioni. Qui devo dire che non soltanto si parla di piccole banche, perché come avete visto, faccio una breve parentesi, il collasso ha riguardato grandi banche e non piccole banche, però sicuramente le piccole banche sono comunque esposte. Lo stesso identico modello, continua Cecchi, è applicato globalmente anche ai settori non finanziari. In pratica lo scopo finale è quello di un'economia collettivista pianificabile centralmente dal polipolo socialista del governo corporativo oligarchico globale. Limitare di numero i soggetti operanti serve alla pianificazione in quanto elimina le variabili derivanti dalla libertà concessa ai partecipanti concorrenti non affiliati. Faccio un commento: è per questo che dovete sempre dubitare di coloro che vedete sempre ripetutamente anche sui canali alternativi, perché loro controllano, l'elite controlla sia i canali ufficiali, ormai è evidente questo, ma controlla anche l'opposizione, si chiama opposizione controllata. Quindi quando vedete questi qui che sono sempre lì che parlano e fanno finta di contestare il sistema, in realtà sono persone finanziate, pagate apposta per intrattenervi e per confondervi. Rimarranno pochissime banche e corporation e tutto il denaro, ovviamente, continua a dire Andrea, il denaro sarà digitalizzato e gestito da app di aziende online che continueranno a dare l'illusione della pluralità. L'utente già abituato e sedotto da redditi di cittadinanza e ricchezze virtuali ottenibili con le varie criptovalute o altcoin sono le monete alternative, accoglierà questo denaro digitale con grande contentezza, chiudendo così la porta della propria prigione e gettando via la chiave. Le persone saranno poi intrattenute in complicatissimi schemi digitali per passare da un'app gestionale ad un'altra, con l'illusione di guardare o di essere i più furbi, un po' come i vermi che si contorcono nella putrefazione senza un vero motivo, solo spasmi dell'addome, visto che il cervello non è più presente. Nel video dell'agenda di Davos del 2016 ci sono 8 punti, tra cui nel video di Ida Hawken la famosa frase "You will not own nothing", "You will own nothing and be happy", vuol dire non avrete nulla e sarete felici. Non avrete nulla, dovrà dire, dovrete prendere in affitto, noleggiare tutto quello che ci serve. Il WEF, il WEF, che è World Economic Forum, no? Vuol dire, ha questa visione del mondo nel proprio programma, denominata Agenda 2030, ovvero il popolo di basso rango non deve più avere niente, è un gruppo concentrato di pochissimi oligarchi eletti, avrà tutto e lo affiderà a sua discrezione al popolo suddito e soggiogato, mentre tutta la ricchezza e le risorse vengono sempre più concentrate al vertice della piramide di controllo globale. Ottima soluzione per coloro che si trovano al vertice, non certo per gli altri, che saranno sprofondati in un inferno di miseria, fame, freddo e malattie. Gente che combatterà con i propri vicini come i topi nelle gabbie in certi esperimenti sadici di laboratorio. Quello che accadrà nelle città italiane è una visione simile a quella descritta in questa mia newsletter, che contiene tutte le istruzioni necessarie su come affrontare il caos
che lui ha intitolato Io vengo dalla Bosnia, dove lui spiega quello che si deve fare. Ora lasciamo perdere, che tanto questa non ha importanza. Continua dicendo, saranno momenti veramente estremi. L'Italia è invasa da decine di barconi al giorno che trasportano energumeni abituati alla guerriglia e all'uso di macete e delle armi da fuoco. Tenete presente che in questi barconi non troverete mai, mai un tanzaniano o uno che viene da Zanzibar. Chiedetevi perché. Per prepararsi mentalmente ad uno scenario estremo, sono molto utili i film degli zombie. Attenti a quello che vi dico adesso. Quei film sono metafore molto calzanti su come agiscono le persone private del cervello, essere guidati da impulsi che cercano di sbranare i sopravvissuti, che a loro volta si difendono scappando e usando le armi. Per prepararsi mentalmente al peggio occorre guardare questi film e fare come i sopravvissuti. La situazione peggiorerà sempre di più nei grandi centri abitati, nelle grandi città. Chi abita in un palazzo di vari piani in una grande città non sarà in grado di scappare facilmente alla furia delle orde assassine. Per questo è consigliabile avere un piano B. Nel film World War Z, i ricchi si rifugiano sul loro mega yacht per scappare dal caos delle città. Allora, a questo punto io mi fermo, perché tanto poi lui dice ci sono persone che sono già scappate dagli Stati Uniti, certi ricchi dagli Stati Uniti vanno alle Bahamas, certi ricconi, uno che è un miliardario, la può fare questa cosa qui, ma voi che mi seguite o le persone normali non se lo possono permettere di scappare in uno yacht, no? Sono cose di elite. Quindi io ringrazio naturalmente Andrea Cecchi per l'intervento, per la possibilità che mi ha dato di leggere queste cose, sono in linea di massima e d'accordo con lui. E aggiungo, riguardo ai video che menzionava degli zombie, faccio un commento che ho fatto altre volte e lo ripeto. Allora, io vi suggerisco la visione di 4 film, li trovate anche in italiano, io li ho scaricati da internet, li trovate anche probabilmente su Netflix in italiano o in inglese con sottotitoli. Il primo, in ordine cronologico, si chiama I sopravvissuti, Soylent Green, del 1973. Poi ce n'è un altro che dice Io sono leggenda, si intitola Io sono leggenda, del 2007. Poi ce n'è uno successivo che dice che si chiama Residence Evil, Final Chapter, del 2016. E poi ce n'è un altro, scusate, questo qui è forse prima, non importa, sì, World War Z, che lui ha menzionato, mi sembra che sia intorno al 2018 con Brad Pitt, 2018, quelle date lì. Ora, l'ordine non ha importanza, vedeteli come volete, ma vedeteli. Allora, faccio una precisazione. Io cerco sempre di essere positivo, però vi devo dire questo. Contrariamente a quello che dice Andrea Cecchi, i soggetti che zombie, quelli che voi vedete zombie, ci sono degli zombie che in pratica cacciano, danno la caccia a dei non zombie che cercano di salvarsi. Un po' in tutte queste 3-4 storie, soprattutto Soylent Green parla di un'altra cosa, però queste ultime 3 storie, 3 film moderni, c'è sempre la stessa storia. La stessa storia che trovate anche in un cartone, presentata sul sito della della CDC, che è l'ente del Ministero della Salute americano, va bene? Dove si presenta questa storia con questi zombie. Fra l'altro. Allora, questi zombie sono i vaccinati che subiscono le radiazioni del 5G quando sarà attivato. Gli altri siamo noi che si scappa. Ora, io spero che questa sia una metafora, sia tutta una cosa così, no? Però purtroppo vi devo dire che tanti messaggi ce li hanno dati nei film che hanno fatto, però siccome noi non conoscevamo niente di simbologia, niente di tutto quello che poi ho cercato di mettere nel nuovo ordine mondiale, no? Non siamo riusciti
non avevamo i codici, no, per capire. Allora, purtroppo, devo dirvi che lo scenario, probabilmente quando attiveranno il 5G, 2030, forse dopo 2030, noi magari saremo già tutti morti, probabilmente è quello lì. Speriamo che mi sbagli, speriamo che mi sbagli. Ogni tanto, per fortuna, spesso mi sbaglio anch'io, e quindi speriamo che non accada niente di tutto questo. Allora, io mi fermo un attimo per chiedere se avete delle domande su quello che ho letto. Siete rimasti toccati che non avete domande. Bene. No, io volevo chiedere, buongiorno a tutti, volevo chiedere se potevi ripetere qual era l'ultimo film e se Resident Evil è una serie, perché ho cercato poco fa su Prime Video e ne ho visti più di uno, ma parecchi. Allora, vediamo un po'. Ah, no, allora, quello di cui parlo io è un film del 2016. Se te lo cerchi su quel sito specializzato che si chiama IMDb, lo potete anche scrivere, IMDb, di cui onestamente non so il significato, .com, questo è il database ufficiale americano, credo anche collegato a Hollywood, immagino sia stato fatto lì, in cui trovate tutti i film pubblicati e lo trovate facilmente. Si chiama Resident Evil, è un bellissimo film, parla anche di un ordine iniziatico, ve lo posso anche dire, dei Cavalieri di Malta, perché poi ai grandi livelli, come vi ho detto, sono tutti d'accordo, quello in pratica è la storia. Faccio a dirvi queste cose, vedetelo, vedetevelo, poi magari se avete le domande se ne parla in privato, facciamo così, perché vi dico delle cose magari, comunque lì il messaggio è anche abbastanza chiaro, chiarissimo. IMDb l'ultimo... sta per Internet Movie Database, scusate, era solo questo. Sì, bravo, grazie, ti ringrazio. IMDb, quindi mi chiedevi l'ultimo come si chiama? World War Z. World come mondo, war come guerra e Z è la lettera Z. Con Brexit lo trovi subito. Sì, comunque Resident Evil io ho guardato appunto sempre su Prime, sono film, ma ce ne sono 8. Aspetta, 9. Un attimo, aspetta. Un attimo. Te lo controllo subito anch'io. Facciamo così. Un attimo di pazienza. Fortuna internet adesso, ma funziona. Il tema mi sembra più lo stesso per tutti, anche con anni diversi, ma mi pare che il tema adesso non è che lo guardate tutti, allora, uno per uno, però mi pare che sia il tema identico, cioè come se fosse una serie successiva. Sì, hai ragione, hai perfettamente ragione, io sono rimasto indietro, vedete quante cose ancora c'è sempre da. Hai ragione, ti ringrazio della nota. Il primo, se guardate tutti, no? Il primo è appunto Resident Evil di Final Chapter del 2016 e poi ne hanno fatto 1, 2, 3, 4, altri 4. Quindi vi invito, ora li guarderò anch'io, li scaricherò, li guarderò anch'io e comunque il primo, come sempre, quello. Poi gli altri, capite, quando fanno un film di successo con successo, poi dopo naturalmente il produttore va avanti, no? E va bene, però benissimo, ti ringrazio, Gabriele. Dicevo, scusami Max, dimmi. Il primo me lo dà addirittura per al 2002. Come? Il primo me lo dà addirittura nel 2002. Un virus si diffonde in un laboratorio e la possibilità di mutare in zombie la razza umana. Aspetta. Nel frattempo, scusi, intervengo perché Resident Evil in origine era un videogioco, quindi da lì poi hanno fatto i film. Ecco, sì, è vero, esatto, è vero. Immagino che sia corretto quello che dice che sul videogioco, no? Immagino che è chiaro quello che dice Andrea. Il primo è del 2002, però quello famoso che poi a me mi è stato segnalato. È quello del 2016. Cercherò di guardare anche questo qui del 2002. Sì. Va bene, ti ringrazio. Altre domande? Oh, qui si parla di. Dimmi.
Volevo chiedere, guardando solo il primo, i sopravvissuti del 1973, mi Sì. pare, già quello comprende tutto? No, 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 quello lì è, ora vi dico la storia, dopo magari capito. Quello lì è quello che doveva succedere a New York nel 2025, vi posso dire solo questo. Poi non vi dico quello che dice, no, poi trovate con Charlton Heston. Che poi evidentemente speriamo, siamo nel 2023 e non dovrebbe succedere. Mi sembra nel film citi 2025, se non erro, 2020, controllato perché anche io l'ho visto 2 o 3 anni fa quel film lì. E sono film che fra l'altro andrebbero anche rivisti, no? Perché la prima volta noti delle cose, la seconda volta, la prima volta non noti tutto, quindi quando le vedi. Siccome molti film portano dei messaggi, come posso dire, segreti, no? Diciamo così, portano la firma, ecco, portano certe firme. Io l'ho fatto notare diverse volte anche nella trilogia. E vanno visti 2 volte, addirittura alcune parti dovrebbero essere viste a rallentatore, immaginate voi, perché ci mettono dei diaframmi veloci, no? Boom! E poi che se guardi il film a velocità normale non vedi. Però se le guardi in slow motion, rallentatore, le vedi. E parla anche nella trilogia di un film famoso. Va bene, Renata? Sì, ok, ho capito, sì, grazie. Prego. Altre domande? Allora, Sì. Giorgio, ti do il benvenuto. Purtroppo sei un po' in ritardo, ho letto qualche cosa. Ricordo che la registrazione dell'intervento, come sempre, sarà poi postata sul canale Consulenza Oro e anche Destinazione Tanzania, l'altro canale di Telegram. Avete altre domande? Sì, Max, io ho una domanda. Dal Prego. 25 agosto ci sarà censura. Con te non ci saranno problemi ad avere incontri, giusto? Scusa, quale censura, Carla? Dicono che verranno censurati su Facebook, su tutte le notizie che verranno riportate. Allora, state molto attenti a queste notizie. State molto attenti a queste notizie. Quando una notizia circola così mesi prima, 99 su 100 è una bufala. Io ve lo dico. Quindi non dico che non succederà, eh? Una cosa importante loro che vogliono fare e che in un certo senso va a loro favore, no? E non a nostro favore, non circola mai, te la dicono mai, te la dicono dopo, ma Sì, mai quando prima. ormai è attuata. Esatto. Quindi non mi preoccuperei più di tanto. C'è Ok. da sperare che continui a litigare per un po', per un bel po', perché più litigano, più noi si prende tempo. Si Sì, prende certo. tempo, però, se si prende tempo, si sta sulla sedia e non si fa niente. Anche se prendi tempo non cambia niente. Quindi coloro che hanno anche un minimo di coraggio, qualche soldo in tasca, insomma, dovrebbero agire, no? Lo dico ormai da Sì. tanti anni dovrebbero. Ora, chi mi segue come voi, in linea di massima, le sapete queste cose qui. Poi c'è situazione e situazione, ognuno ha le proprie cose, i propri problemi. Però bisognerebbe cercare di fare qualcosa. Siccome si parla d'oro, la prima cosa da fare è cercare di salvare quel minimo, quei pochi soldi che sono rimasti, no? Ecco, ci sono altre domande? Ecco, allora io lascerei la parola a questo punto a Walter per un breve aggiornamento su quello che sono successe nelle ultime settimane. Ricordiamoci che non abbiamo fatto interventi, diciamo, compiuti, finali, nel senso chiari per i problemi che ho avuto di comunicazione, io forse quasi 2 mesi, quindi di cose ci sarebbe tantissime da dire. Abbiamo già fatto una mezz'oretta. Walter, lascia a te, prenditi il tempo che vuoi e poi da lì iniziamo magari a fare tutto, insomma, le solite discussioni che facciamo sempre. Prego, Walter.
Ok, grazie mille, buongiorno a tutti anche da parte mia. Allora, in queste 2 o 3 settimane che sono trascorse, in effetti, grandi cose non ne sono successe a livello finanziario, perché è quello che stiamo tenendo un pochettino sott'occhio, cioè i fallimenti delle banche e gli effetti effetto domino che si sta creando. A sentire alcuni analisti c'è una possibilità di una crisi che si manifesta in maniera forte a livello bancario generale, probabilmente con l'avvento dell'autunno. Proprio di oggi, tra l'altro, ho letto una notizia, ma non l'ho ancora verificata, che pare fissata la data del 22 agosto per BRICS, cioè la nuova valuta fatta fra alcuni stati che dovrebbe avere come sottostante l'oro e quindi dare una stabilità diversa rispetto alle valute che attualmente ci sono in circolazione. Quindi tutto questo non fa altro che confermare, purtroppo, un disegno che sta andando a compimento pian pianino. Prima si parlava del contante. Il fatto che il contante venga sostituito con le carte, con la gestione dematerializzata del denaro ha, per conto mio, una funzione duplice. La prima è quella di eliminare pian pianino il contante in circolazione e la seconda è quella di arrivare a un controllo molto più puntuale di tutto quello che viene fatto dai cittadini. E questa non è una prospettiva che mi piace, onestamente. Quando prima si diceva toglieranno il contante, io penso una cosa, al di là delle riflessioni molto molto interessanti che ha fatto Max sulla liberalizzazione prima o poi anche delle droghe pesanti, proprio per evitare che ci sia un mercato del contante che non può più essere utilizzato. Stavo pensando a una cosa storica, e cioè il mercato nero. Su tutte le cose delle quali si vieta la circolazione, si è, direi quasi sempre, creato un mercato parallelo. Faccio fatica a immaginare con pezzi di carta quali effettivamente sono l'euro e direi anche il dollaro. E in generale tutte le valute non sostenute da una riserva che ne garantisca il pagamento, però in effetti potrebbe esserci anche questa eventualità. Personalmente io ritengo che la diversificazione sia sempre una cosa interessante e utile, e nella mia mente la diversificazione che adesso cerco di fare, lasciando meno soldi possibili in banca, avendo metalli preziosi e avendo la possibilità di diversificare all'interno dei metalli preziosi, fra oro, argento, platino e palladio, avendo la possibilità di diversificare geograficamente l'azienda con la quale faccio queste operazioni e avendo la possibilità di diversificare sempre geograficamente i luoghi dove i miei metalli preziosi sono depositati. Questa mi sembra una cosa molto positiva. In più aggiungo un'altra cosa. Questo lo dico io, non so se è del tutto condiviso anche dal dottor Max, ma per mia scelta, una quantità che non mi comporti rischi eccessivi di contanti, me la tengo a portata di mano. Quindi fuori dalla banca, non dipendente da bancomat o altre dipendenze dal sistema bancario.
E quindi così cerco di creare una varietà una molteplicità di asset ai quali poter attingere nell'eventualità ci fossero questi eventi catastrofici che purtroppo vengono citati ogni tanto. Prima si parlava della censura. Di fatto una forma di censura in qualche modo esiste da sempre, adesso forse anche sulle vie, sui canali informatici può essere applicata anche meglio, per cui tutti questi rischi esistono. E allora adesso torno al motivo della mia presenza qui, cioè la diversificazione che io suggerisco è quella nei metalli preziosi. Perché? Perché la storia, non la storia recente, ma la storia da sempre, da quando esiste la civiltà, l'oro ha sempre avuto una valenza particolare, che sia quella del potere, che sia quella della ricchezza, che sia quella spirituale, ha sempre avuto una valenza particolare. L'azienda con la quale io collaboro oramai da 10 anni, cioè Aovesta e del Metallo, questa azienda germanica, mi ha permesso di attuare queste diversificazioni geografiche, di asset e di sicurezza. Questo aspetto Aovesta lo ha avuto ben chiaro da quando ha iniziato questa sua attività nel 2009, perché ha offerto la possibilità a chiunque di accedere ai metalli preziosi, facendolo anche in maniera graduale e a partire da cifre veramente irrisorie, perché il deposito più basilare di Aovesta parte da 25 euro, quindi effettivamente qualcosa alla portata di tutti, basta volerlo. C'è chi preferisce acquistare oro in lingotti, in lamine, perché costano meno. Qualsiasi forma di acquisto di oro, purché sicuro, purché custodito in maniera sicura e assicurato al 100%, o anche a casa, se uno ha la possibilità di metterlo da qualche parte in sicurezza, l'importante è avere un po' di oro. Sono convinto che rispetto agli scenari che ci si stanno prospettando, effettivamente l'unica moneta che avrà un valore e che ci garantirà il mantenimento, se non addirittura la moltiplicazione del potere d'acquisto, è effettivamente l'oro. Su questo se ne sta già discutendo da tantissimo tempo. Per sé è una cosa talmente chiara a tutti quanti che non meriterebbe neanche una parola in più, eppure, nonostante tutti sappiano che è il bene rifugio per eccellenza, che è una riserva di valore, che nel medio-lungo periodo ha dato i risultati migliori di qualsiasi altro asset, nonostante tutto questo, in molti, per qualche motivo, non ci si avvicinano realizzazione di una parte del proprio asset in questa materia prima. Per cui dicevo che con Aovesta questa possibilità è veramente concessa a chiunque. Ci sono tre depositi previsti come piani di accumulo a seconda dell'obiettivo che uno si pone, e poi c'è una tariffa ulteriore che è chiamata una tantum, la Royal Class, che è formalmente prevista a partire da un acquisto iniziale di 50.000, ma Aovesta sta accettando già per cifre inferiori 30.000 e anche 25.000, addirittura ha accettato da 20.000, diciamo con la prospettiva di ulteriori acquisti per superare insomma la soglia anche dei 50.000. Per cui la disponibilità di Aovesta è massima, la sicurezza dei depositi è direi la numero uno al mondo,
Ho visto sul sito di Aovesta Germanico, perché non tutto viene girato anche sul sito italiano, perché sono notizie molto specifiche, ma proprio di quest'anno c'è un ulteriore riconoscimento ad Aovesta come migliore azienda per quanto riguarda i piani di accumulo e migliore azienda per quanto riguarda la sicurezza dei depositi. Quindi queste sono le cose che devono essere tenute in considerazione quando ci si avvicina al mondo dell'oro. Poi i 25 euro che è l'importo minimo delle rate dei piani di accumulo, che siano mensili, che siano settimanali, che siano semestrali, ovviamente a seconda della frequenza con la quale andremo a fare i nostri acquisti, arriveremo prima all'obiettivo che ci siamo posti, tutto lì. Però c'è massima flessibilità, nessun obbligo né nella periodicità né nella continuità. Uno può smettere interrompere quando vuole, se non ce la fa per dei mesi lascia perdere, se ritiene di aspettare magari o una promozione di Aovesta che in genere fa verso Natale, oppure pensa di attendere un momento in cui, perché viene previsto un calo momentaneo del prezzo dell'oro, aspettare che il prezzo sia un po' più basso per fare un acquisto più importante, lo può fare tranquillamente, per cui c'è massima flessibilità. I depositi di Aovesta sono praticamente dei conti correnti online dove il cliente, anziché avere euro, ha grammatura di metalli preziosi, che può, come dicevo all'inizio, diversificare fra le quattro tipologie: oro, argento, platino e palladio. Se desidera avere la consegna a casa, basta dal portale dare l'ordine, indicando anche la pezzatura dei lingotti che si desidera, e vengono consegnati a casa. Addirittura, se c'è la necessità urgente di liquidità, basta dare l'ordine di vendita sempre dal portale e nel giro di massimo 2 giorni la somma è accreditata sul conto corrente. Quindi un servizio assolutamente completo che Aovesta offre per avvicinarsi al mondo dei metalli preziosi. Se ci sono domande, sono volentieri a disposizione. Se non ci sono domande, quello che ho accennato prima di aver visto e non aver verificato è la domanda che farei io al dottor Max, se gli risulta questo avvento ufficiale il 22 agosto per BRICS. No, mi sentite, vero? Sì. No, non ho ancora, sì, non ci ho ancora guardato, può darsi benissimo, sì, che ci sia. Beh, facciamo un commento veloce sul discorso BRICS, no? Allora, è evidente che nel corso degli anni gli equilibri economici e finanziari si sono spostati verso est. No? Con la crescita della Cina. Ma la crescita della Cina non è mica stata dovuta ai cinesi. I cinesi ne sono poi stati partecipi, ma il là gli è stato dato dagli Stati Uniti, no? E dalle grandi banche internazionali di investimenti, che controllando già la banca cinese, perché sono lì da 200 o 300 anni, quello che mi risulta. Sicuramente 150 anni da quando hanno messo Mao Zedong al Mao, no? Al potere. Già controllavano la banca centrale cinese perché per operare a livello internazionale tutte le banche, come tutte le altre aziende, hanno bisogno di una licenza. E chi rilascia la licenza? Che sono tutte banche collegate una con l'altra a livello internazionale. Il governo cinese no. Il governo americano no, c'è un istituto, evidentemente, un ente, chiamatelo come volete, che deve per forza da qualche parte, che io l'ho spiegato un po' nella trilogia, perlomeno ho cercato di ragionarci, che deve rilasciare queste licenze, perché se no uno non è che si alza la mattina e dice vado in comune
vado al governo, vado a Roma perché voglio aprire una banca. Non è che funzioni proprio così. E comunque hanno anche loro bisogno di una licenza per poter operare. Quindi ci deve essere un qualcuno che le rilascia. Poi si può discutere, no? Chi è questo qualcuno. Dicevo, si sono l'Asia in generale è cresciuta molto grazie all'apertura del mercato asiatico, e in parte poi hanno fatto la stessa operazione con la caduta del muro di Berlino con la Russia, no? Lo ricordate, perché le grandi aziende hanno sempre bisogno di nuovi mercati e quindi devono crearsi nuovi mercati, nuove opportunità. È così che funziona. E quindi il BRICS è venuto fuori anche da questo cambiamento, no? Nella geopolitica internazionale, per cui questi, a certi livelli hanno cominciato a dire, insomma, perché si deve comprare tutto in... Attimo, abbiate pazienza, mi bussano al cancello. Per quale ragione si deve fare tutto in dollari? Si può usare anche altre valute, no? Questa fu un'uscita anche lo stesso Saddam Hussein, se vi ricordate, a un certo punto fece l'uscita e dire no, io adesso voglio pagare il petrolio, voglio vendere il petrolio in euro, e avete visto quello che è successo. Cioè, è chiaro però che ci sono stati poi dei movimenti interni per cui piano piano si sono messi d'accordo col BRICS, inizialmente erano in 4-5 paesi, adesso sembra addirittura che vogliono entrare in 20 paesi. Però questo è a un livello economico, finanziario. L'agenda agli alti livelli con la digitalizzazione, per esempio, è la stessa in tutti i paesi. Io mercoledì, nell'intervento che ho fatto, ho letto, scusate se mi dilungo su questo aspetto, ma sono molto importante per farvi capire queste cose. Ho fatto ho letto delle cosettine. Ho letto delle cose che riguardano appunto il fatto che a un certo livello sono tutti d'accordo. Nel sito del Ministero della Salute russo, ho fatto anche la domanda in diretta, no? Secondo voi chi è che c'è dietro, chi è quel paese nel quale io ho trovato questa informazione? È un'amica ha indovinato, eri te Carla, mi sembra proprio te, ha indovinato la Russia, con mia grande sorpresa. In effetti, il DQR, di passaporto elettronico, di digitalizzazione, si parla normalmente anche in Russia. Quindi questo BRICS, tenetelo presente, è una cosa che loro fanno, ma che non è sostanziale nella loro agenda, perché fa comunque parte dell'agenda del nuovo ordine mondiale. Ora mi fermo qui perché non è inutile aggiungere altre cose. Poi Walter, la domanda riguardava il discorso del BRICS, no? Sì, va bene, ti ho dato la risposta. Aggiungo un'altra cosa. Nell'intervento che recentemente ha fatto, siccome abbiamo menzionato Andrea Cecchi, vi dico altre cose, no? Che lui ha detto, che lui ha rilasciato con questo signore col quale collabora per Borden Knights, su Borden Knights, e che io ho visto, una bella intervista nella quale lui fa un'analisi condivisibile. Però, a mio avviso, voi sapete, io ho una grande stima di lui, però in questo senso vi faccio questa considerazione. Lui dice che tra poco il dollaro crollerà. Io non sono assolutamente d'accordo su questa cosa, perché io leggo le istituzioni, in questo caso, no? Dal punto di vista simbolico. Andrea forse non sa granché di simbologia. Se te ti studi bene bene, io l'ho spiegato nella trilogia, non è che vi parli delle cose così, tutti i riferimenti. Io, sapete, cito sempre le fonti, ora non ve le cito, perché anche in questo caso trovate tutte le informazioni nella trilogia. Quando si va a analizzare bene, bene, per esempio, il simbolo della Federal Reserve,
non ha niente a che fare con Israele, no? Perché molti dicono questi banchieri sono ebrei. Sì, loro sono gli amministratori, sono i gestori, perché loro sono molto bravi, sono molto preparati in certe cose, e agli alti livelli si preferisce assumere un ebreo qualificato piuttosto magari che un altro che viene da un altro paese, E quindi c'è sicuramente anche una cricca ebraica di dietro, perché loro erano coloro che andavano nella storia, se si studia, si va a vedere, scritto nella trilogia, erano coloro che andavano a bussare alle porte per riscuotere la decima del Vaticano. Ecco che poi da lì, con autorizzazione ovviamente del Vaticano stesso, portavano i soldi al Vaticano, e lì si è creata una situazione per cui quando i Rothschild hanno raggiunto un certo potere, mi sembra nel 1786, è spiegato nella trilogia anche questo, sono diventati di forza, hanno ottenuto il titolo nobiliare, ovviamente dal Vaticano, perché non ce l'ha detto nessuno a scuola, ma è il Vaticano che ha creato le nobiltà a livello internazionale con la creazione del Sacro Romano Impero, perché aveva bisogno di collegare, di controllare talmente tante terre, e voi capite, il Vaticano è la nazione più piccola al mondo, doveva avere una sorta di network, no? E di struttura militare di controllo delle valle terre, che si chiama nella storia Sacro Romano Impero, che non è mica mai finito. Voi pensate che sia finito? Sì, è finito ufficialmente, perché è chiaro, no? L'hanno fatto finire, ma continua, e avete voglia che continua, e si ritrova, guarda caso, nei simboli della Federal Reserve. Quindi quando arriva al punto, mi si dice che il dollaro crollerà, che... intanto Andrea, ti faccio questa considerazione a voce alta: il dollaro è collegato all'oro, e l'oro è collegato, viene valutato in dollari. Se il dollaro crea e il dollaro crolla, ovviamente l'oro prenderà un valore ancora più alto, probabilmente i mercati saranno bloccati, si inventeranno una valuta digitale, poi la collegheranno all'oro, faranno qualsiasi cosa, ma ricordatevi quello che vi dico io. Quindi non c'è tutto per noi che si propone l'oro, anzi sarebbe molto positivo l'oro crollasse, no? Scusate, non l'oro, perdonatemi, il dollaro crollasse, perché naturalmente almeno in un primo momento sapete che sono inversamente proporzionali, no? E quindi sarebbe tutto a vantaggio dell'oro, dell'investimento, di chi possiede oro. Avete visto, sapete perché negli ultimi 10 giorni, settimana, l'oro ha calato di valore? C'è qualcuno che me lo sa dire? Scusate se vi faccio ancora ogni tanto una domanda. Non è difficile, però non è neanche facile. Te per caso, Walter, lo sai? Lo puoi immaginare? Allora, ti devo dire la verità che le mie ipotesi sono legate in questo momento a quello che sta succedendo fra Russia e Ucraina. Ma No. Allora ve lo dico io in due parole. Ogni anno il Congresso americano si deve riunire per rifinanziare il debito pubblico, perché naturalmente il debito pubblico, anche quella lì, è una cosa che va su, e ogni anno tutti preoccupati si mettono lì, discutono e lo rifinanziano, va bene? Quindi danno, ovviamente rifinanziano se stessi, non avrebbero neanche l'autorità per farlo, ma rifinanziano se stessi, va bene così. Questo è successo la scorsa settimana, e quindi rifinanziando il dollaro si è riapprezzato, e quindi il valore dell'oro è calato, e come vi ho detto tante volte sono inversamente proporzionali. Questa è la ragione per la quale l'oro è andato a 62-63, ma poi tanto riandrà su, non riandrà su soltanto perché il dollaro perderà di valore, ma riandrà su per il discorso delle guerre, del nuovo ordine mondiale, perché loro hanno, per certi aspetti, siccome è l'unica vera valuta, quella che hanno loro, da un lato la vogliono comprare a prezzo buono, e quindi ogni tanto la devono calare, no? La calano quando comprano, dall'altro poi la devono riapprezzare
a tavolino, lo sapete, no? Si riuniscono due volte al giorno e decidono a tavolino un comitato costituito dai Rothschild di il valore dell'oro. È come dire, facciamo tutto in casa. Quindi sono loro che regolano. A seconda della liquidità che hanno, calano il valore dell'oro e lo comprano. E dopo lo riapprezzano e si va su, piano piano, come vedete nel corso di questi 20-25 anni, l'oro ha fatto 4-5 volte. Poi, a questo punto, faccio un'altra considerazione che purtroppo spesso e volentieri non si fa, che è in relazione alle potenzialità di investimento sull'oro, cioè a proprio al prodotto di soldi investiti in oro. Ne ho parlato anche mercoledì brevemente. È l'unica azienda che nel corso degli ultimi 20 anni ha guadagnato considerevolmente è stata la Apple, perché poi nel frattempo c'è stato anche il crollo del 2008, molte aziende hanno dovuto quasi ricominciare da zero, no? Luca, buongiorno. Ecco, il 61%, la Apple, per la ricerca che ho fatto io non lo sapevo nemmeno, ora come ora è forse l'azienda che fa più utili al mondo, una cosa incredibile, anche più di Microsoft, più del doppio. Non so se questi dati li ho trovati su internet, non so se sono affidabili. Ha fatto il 61%, vuol dire che in 20 anni chi ha investito in Apple ha fatto il 3% lordo senza capital gain, praticamente non ha guadagnato niente. Uno che avesse fatto la stessa operazione sull'oro avrebbe guadagnato quasi 5 volte. Quindi qual è il prodotto che dà più garanzie? Senza rischi e senza tasse, perché sì, c'è il capital gain, ma quello c'è da tutte le parti, però non ci sono tasse sull'oro. L'oro lo compri, quando lo compri poi alla fine dell'anno, non è che ci devi pagare il capital gain come fai sulle azioni, se compri azioni, no? Se c'è un pacchetto di azioni guadagni, ci devi pagare il capital gain. E sull'oro te lo prendi, lo tieni lì, eventualmente quando poi lo vendi, se ha guadagnato, ci pagherai il capital gain, altrimenti non ci guadagni niente e il valore rimane lì. Ecco, quindi c'è stata una grande operazione di distrazione, no? Di disinformazione, per cui con la creazione della Federal Reserve dovevano venderci soldi e allora hanno creato Wall Street, hanno creato il mercato finanziario e hanno fatto finta per il consumatore finale che l'oro non valesse più niente. Questo è tutto spiegato nel report che vi ho scritto, basta leggerlo, ci ha spiegato tutta la storia. Mi fermo un attimo qui e chiedo se ci sono domande anche in merito a quello che ho detto in questo momento. Tutto chiaro? Sì, tutto chiaro. Prego, Andrea. Tutto chiaro, analisi ineccepibile. Oh, ti ringrazio. Sì, oggi mi sento in forma. Non ho il disturbo degli illuminati. Internet funziona e mi sono scatenato, no? Come si dice? No, scherzi a parte. Beh, ci sono altre cosettine che magari possiamo vedere. Posso fare una parentesi? Se avete domande, interrompetemi pure. Solo una. Dimmi, Andrea. Hai visto che in questi giorni in Italia hanno coniato una moneta da 5 euro, quella di Raffaella Carrà, su Raffaella Carrà, che sul fatto che sono l'Italia, se volesse, potrebbe coniare monete senza autorizzazione della BCE, perché penso che come monete parlo come coin, ovviamente. Questo può farlo a prescindere dalla BCE, non sono banconote. Ah, scusami, ho perso la prima parte di quello che hai detto, lo puoi ripetere, piacere? Ho detto che in questi giorni hanno coniato 75.000 euro in monete da 5, sì. Raffiguranti Raffaella Carrà, una moneta commemorativa che è, però ovviamente ha valore legale. E dicevo che praticamente se l'Italia volesse potrebbe riacquistare, o meglio, ha già
in sé la capacità di avere la sovranità monetaria. Sì, per le monete sembra non solo l'Italia, che tutti i paesi abbiano la possibilità di stamparne un certo quantitativo, sì. Anche perché, vi spiego, la banca centrale è ormai una banca, l'euro è ormai gestito come moneta digitale, no? La maggior parte delle transazioni, è improprio chiamarla moneta digitale, però la maggior parte delle transazioni vengono fatte online, o vengono fatte con assegno, vengono fatte con bonifici, lo sapete questo, soltanto una piccola parte viene stampata e di quella si occupa la Banca Centrale Europea. Però non hanno fatto una zecca centrale europea perché non gli valeva la pena, no? Anche tutte le altre zecche sarebbero a livello nazionale sarebbero diventate obsolete, non c'era bisogno di fare questo. E quindi probabilmente anche per dare un po' il contentino hanno lasciato le zecche aperte e hanno dato l'autorizzazione di stampare, non so se il 2-3% in monetine. La Carrà, io vado così a sensazione mia, è stata una cosa importante commemorarla, perché da grande iniziata quale era giusto commemorarla. Poi lo faranno anche a Pippo Baudo, tutta questa gente qui. Comunque sono sempre loro, eh? Andrea, hai capito? No? Sì. Certo. Spero non comunque ad altri tipo Draghi o Merdarella, tutti questi qua. No, è più facile che appunto si indirizzino a personaggi, no? A personaggi famosi dell'intrattenimento. E vedo più questa cosa qui nel futuro piuttosto che personaggi politici. Questo è molto probabile. Chi avrebbe pensato anche 5 anni fa o 2 anni fa che avrebbero stampato una moneta in memoria della Carrà? Cioè, se tu me l'avessi detto mi sarei messo a ridere. L'hanno fatto, visto? È vero. L'hai detto, stampo una moneta in memoria di Giuseppe Mazzini. No? No, anche lui la potevano fare in memoria di Giuseppe Mazzini. Giuseppe Garibaldi potrebbero fare, no? Moneta commemorativa per il centenario, per 150 anni. Almeno, questi hanno fatto qualche cosa nel bene e nel male. Ma quelle ci sono, Ci sono. Le monete commemorative, ma a livello numismatico, emesse dalla zecca dello Stato, su Garibaldi, su Mazzini. Mazzini sai che non lo so, c'è su Galileo, e le fanno d'argento, ma queste ci sono. Ma una considerazione che volevo fare io su questa moneta commemorativa, al di là del fatto che di euro in moneta non ce n'è nessuno che riporti indicazione solo BCE, quindi senza uno stato, quindi questo è lasciato a ogni singolo stato il conio delle monete in euro. Ma la cosa che mi ha fatto pensare è che non esiste una moneta da 5 euro. Questa moneta che hanno stampato, coniato in questa serie limitata, ho letto anch'io, commemorativa della Carrà, in pezzi da 5 euro. Allora, una domanda me la pongo. Come ha potuto l'Italia, visto che hanno corso legale, e anche questa è un'informazione che ho sentito, ma è recentissima, credo di averla letta ieri la prima volta di queste monete della Carrà, la mia domanda è: se hanno corso legale, vuol dire che è possibile coniare monete da 5 euro? Che non risulterebbe ufficialmente da nessuna parte? O è una prerogativa che è stata concessa in deroga all'Italia? Mi verrebbe da dire. Ma scusami Walter, come facciamo a dire che non l'hanno fatto in altri paesi? Non esiste ufficialmente la moneta. Sì, però può darsi che a breve questo venga concesso anche ad altri paesi. Secondo me l'hanno fatto come forse come operazione numismatica, immagino, perché essendo unica avrà più valore, no? Nel corso degli anni.
Non so. Sicuramente potrebbe esserci anche questo aspetto, ma mentre ti dico Garibaldi, Galileo, quelle monete coniate fra l'altro in argento o anche in oro, ma che riprendono le 500 lire, per intenderci, riportano quel valore come valore facciale, questa non riprende il valore. Potevano fare una da 2 euro commemorativa di Raffaella Carrà, e lì insomma era la maggiore moneta attualmente in circolazione. Ma da 5 euro, o è nuovamente mettere l'Italia come apripista in qualcosa? Oh, non lo so, questa è una domanda che mi sono fatto, ma non ho la risposta Beh, no. purtroppo. È una domanda legittima, Walter. Vedremo. Possiamo solo fare speculazioni, no? A questo punto. Sì. Va bene. Altre domande? Io non sapevo nemmeno, ha fatto bene a farmela notare, perché io non mi ricordavo nemmeno che non esistessero quelle da 5. Tanti anni che manco all'Italia, non ci avevo nemmeno pensato a questa cosa. Sì, ma il fatto è che anch'io non le ho mai viste, cioè nel senso ne potrebbero fare anche una da 10, magari ci sono pure queste commemorative, però volevo far notare che praticamente se l'Italia volesse potrebbe stamparsi le monete anche da 100 euro, ad esempio, No, ma ma questo lo sai, Andrea, che non esiste sovranità monetaria, no? L'Italia è una società privata quotata alla sì, lo so, SEC. lo so, lo so. Ve l'ho detto tante volte, l'ho scritto nel libro. Cioè, dobbiamo dimenticarci tutto quello che ci hanno detto sulle nazioni, sulla sovranità nazionale. Non esiste più niente di queste cose qui. Nel momento in cui una nazione si deve inchinare alla SEC, quindi in questo caso al Bank of America, che è la banca che ha finanziato l'Italia, immaginatevi una banca più grande che sia, che non è neanche la più grande in America, perché la numero uno, come abbiamo detto, è la Chase Manhattan Bank, va bene? JP Morgan, stesso gruppo. È una banca, un'ottima banca, stato cliente anch'io, non è un colosso. È un colosso, ma insomma, voglio dire, insomma, è un colosso nel senso che si può permettere di rifinanziare l'Italia, stampando moneta così dal nulla in un certo senso, no? Perché loro mica, non c'è mica controvalore su questa moneta qui. E l'Italia si deve inginocchiare per prendere questi soldi che si potrebbe stampare, come diceva Andrea, da sola. Non lo può fare perché non c'è sovranità, non esiste assolutamente più niente. Poi non dimentichiamoci mai che l'Italia ha perso la seconda guerra mondiale. Quindi è in una situazione ancora più sfavorevole rispetto agli altri stati. Ma tutti gli stati del mondo funzionano alla stessa maniera. Non c'è uno stato al mondo, nemmeno la Cina, in cui il governo ha il controllo della banca centrale. Non esiste. Casomai è vero l'inverso. Altre domande? Sì, va bene, abbiamo detto abbastanza. Chiudiamo, vi dico solo un'altra cosa. Ne ho parlato mercoledì. Chi vuole maggiori informazioni può andarsi a sentire l'intervento che ho fatto sul piano B, che ho caricato sul mio canale. È un intervento, anche questo, in cui si sente bene, quindi è piacevole, no? Da ascoltare. Dove parlo della notizia pubblicata al Corriere della Sera, per cui la Comunità Europea e l'Organizzazione Mondiale della Sanità avrebbero presentato il passaporto digitale planetario. Questa è una grande bufala. Siccome l'ha detto il Corriere della Sera, è diventata virale. E quindi noi siamo abituati adesso a questo tipo di informazioni, in cui la maggior parte delle notizie che leggiamo ad otto colonne sono bufale, che io ho smascherato perché
ho gli accessi per poterlo fare. Chi altro l'ha fatto? L'ha fatto Mazzucco, l'ha fatto Toscano, l'ha fatto BioBlu, come si chiama? Non l'ha anche più sentita. Ma perché questi qui dell'informazione alternativa non fanno delle cose utili? Non vanno mai a fare un po' di approfondimenti importanti per chiarire le cose? Le fanno, ma così, secondo come tira il vento, secondo come le conviene. Mi dispiace dire queste cose qui, perché consideravo Massimo Mazzucco anche un amico, perché siamo stati in contatto, però lui essendo in America, essendo a Los Angeles, era a New York, insomma, ho apprezzato il lavoro che ha fatto sull'11 settembre, anche se quello l'ha fatto parzialmente, cioè io le cose le so, e vabbè, lui per molta gente è un eroe, e per me, con tutto rispetto, è soltanto una persona molto furba che sa come gestirsi. Lui lo sa sicuramente meglio di me. Infatti vedete gli ascolti che ha, gli mandano anche tanti soldi, e quindi va bene così, sono contento per lui. Avete altre domande? Altrimenti chiudiamo. Guardatevi l'intervento che abbiamo fatto con Walter Manca, che caricherò tra un'oretta sul mio canale, sempre su questi argomenti, nei quali però faccio vedere anche delle immagini. Sapete, il supporto delle immagini aiuta sempre, no? Ecco, guardatevi anche quello, nel fine settimana avete un'oretta, ve lo guardate. Va bene, se non ci sono altre domande, io vi ringrazio tutti, vi auguro buon fine settimana. Ricordo l'appuntamento per mercoledì, chi è interessato al piano B e piano C. E la buona notizia è che siamo finalmente riusciti a ottenere il title deed, il certificato di proprietà per la terra, per un terreno che ha comprato un amico, e quindi tra breve dovrò ritornare a Zanzibar per iniziare la costruzione dell'eco residence. Facciamo un eco residence in cui utilizziamo dei container, ricicliamo container, cerchiamo di utilizzare quando è possibile tutto materiale da riciclo, e quindi per dare anche la possibilità, con un minimo di investimento, di comprare qualcosa a Zanzibar. Finché avremo la libertà di farlo, consiglierei a tutti di utilizzarla. Buon fine settimana a tutti e grazie. Ciao. Anche da parte mia, un caro saluto a tutti. Buona settimana. Grazie, ciao, buona giornata. Ciao, ciao, cara.